proclamo te, Filippide Ateniese, vincitore dei giochi di Olimpia. Che Giove ti sia amico come ti è stata amica la vittoria. Dichiaro chiusi i giochi. Si custodisca il sacro fuoco fino alla nuova Olimpiade. Palla de Atena, a te consacro il lauro vinto ad Olimpia. Così come hai protetto me, proteggi questa città che porta il tuo nome. Oggi è giorno di festa per Atene. Filippide ha portato a noi il lauro olimpico e ha preso il suo posto fra le file della guardia sacra. Noi dobbiamo qui ricordare che il popolo ateniese, decretando ora un anno l'esilio del tiranno Ippia, ha ripudiato per sempre la dittatura. A te, valoroso Filippide, e ai tuoi compagni della Guardia Sacra, gli ateniesi affidano la custodia della loro libertà. Siamo pronti a dare la vita, Milziade, ma spero che non dovremo mai ricorrere alle armi. Il miglior presidio della libertà è il buon governo. Allora, se c'è pericolo, ogni cittadino diventa un soldato. Milziade! A te, che rappresenti la forza militare della nostra città, e a te, Creuso, che primo tra gli arconti ne rappresenti le tradizioni, io chiedo a nome di tutti i miei compagni che Filippide, vincitore di Olimpia, sia nominato capo della Guardia Sacra. Bravo, Filippide. Sei diventato l'uomo più popolare di Atene. Anch'io ti affido la difesa della mia libertà. Grazie, Teocrito. Io sono un uomo di campagna. A me gli dei hanno dato la forza, ma a te hanno fatto un dono più prezioso, la prudenza. Fanne l'uso migliore, sempre. In grembo al mar, frattanto, la splendida Cadea lampa del sole, l'atra notte traendo sulla terra. L'occaso i Teucri afflisse, ma pregata più volte e sospirata, sopraggiunse agli Achei l'ombra notturna. Continua, Andromeda, va più avanti, dove parla Ettore. No, dove Giunone inquieta manda Ebe da Elena. Leggi ancora, Andromeda, quello che vuoi. Allora il duello di Ettore con Aiace. È bellissimo, mi fa venire i brividi. Oh, è mio padre, vi leggerò più tardi. Tua figlia, Creuso, non ama il suo futuro sposo. Ogni volta che mi vede perde il sorriso. Ma no, non è così, Teocrito. Fantasie di innamorati, vero, Andromeda? Se lo dici tu, padre. Conosce già l'arte sottile delle parole, Andromeda. Forse tuo padre non doveva prometterti a me, ma ad Apollo. Saresti stata una sibilla perfetta. Voi giovani avete delle strane idee. Ai miei tempi nessuno trovava da ridire sullo sposo che i genitori gli avevano scelto. Adesso lasciaci soli, Andromeda. Addio, Andromeda. E ricorda le parole di tuo padre. Sarà un avversario pericoloso per la nostra fazione, quel Filippide. È amico di Milziade ed è testardo come tutti i contadini. No, no, Filippide non è un contadino. È un uomo che ama la terra, forse perché non conosce niente di meglio. Facciamoglielo conoscere questo meglio. E passerà dalla nostra parte. Dove vuoi arrivare? Se otteniamo l'aiuto della Guardia Sacra, sarà un gioco impadronirsi della città. Ed è questo che Ippia in esilio ci chiede di fare. Filippide deve schierarsi con noi, altrimenti peggio per lui. Teocrito. Tu sai che condivido le tue idee e quelle di Ippia. T'ho promesso mia figlia. Ma non voglio che si sparga il sangue di un solo ateniese. Non aver paura, Creuso.
Non saprei che farmene di Filippide morto. Mi serve vivo. Ai nostri ideali. Oh. Scusami. Colpirmi fa parte del gioco? No. Stavamo giocando a palla e una è rimasta impigliata tra i rami di un albero. Laggiù. E noi cercavamo di farla cadere. Non è cosa facile, sai? Vuoi provare? Non era tanto difficile. Mi insegnate il vostro gioco? Si deve lanciare il più lontano possibile. Così. Va bene? No, così il gioco finirebbe subito. Sei bella come una statua di Diana. Perché non dici nulla? Ti ho forse offesa? Io ti conosco. Tu sei Filippide. È Filippide. L'eroe di Olimpia. È proprio lui. E tu chi sei? Mi chiamo... No, è inutile dirtelo. Tanto non ci rivedremo. E se volessi io rivederti? Conosci il Tempio di Cere verso il Pireo? Ci passo di frequente. Chi vuoi che gliene importi di Cere? Ha detto che vuole rivederci. Solo perché è gentile. Ti sbagli. Lo voglio davvero. Andiamo. Stanotte, quando la luna sarà sull'Acropoli, noi danzeremo per Cere, nel tempio. Tu sei Filippide, vero? Sì, sono io. Ho un messaggio per te, uomo fortunato. Un invito dalla mia padrona. Una ragazza che stanotte danzerà per Cere? Oh, non so se per Cere o per Venere, ma danzerà, stanne certo. Il suo nome? Perché vuoi saperlo? Non diverrà più bella se la chiami per nome? Non ti pare? Giusto. Dove sta? Vieni, seguimi. Sì, Filippide. Il vincitore d'Olimpia. E tu, Caris, lo vincerai. È bello almeno questo Filippide? Offenderei il mio amore se non lo fosse. Ti prego, non parlarmi d'amore. Lo sai che mi dà fastidio. Nulla di me deve darti fastidio. Sarebbe un lusso pericoloso. Conquistami quell'uomo, portamelo qui, dentro la mia mano, e ti farò ancora più ricca. Oh, così va meglio. Un discorso chiaro, senza ipocrisie. Vieni, Caris. Sta arrivando. Beh, che cosa te ne sembra? Addio, Caris. Ti lascio la tua conquista. La mia padrona ti aspetta. Benvenuto, eroe, nella mia casa. Perché mi guardi così? Sembri appena uscito dal regno delle ombre.